tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei acquisti fatti al Salone del Libro a Torino. So che magari è passato un po' di tempo, però me l'avete chiesto in tanti, io sono riuscita a filmarlo soltanto adesso e spero comunque che possa farvi piacere. Per prima cosa, appena sono entrata al salone, non c'era anima viva, grazie al cielo, la prima cosa che ho fatto è stata catapultarmi in zona fumetti, perché infatti al salone c'erano diversi fumetti in anteprima e per quanto riguarda alcuni titoli proprio non ce la facevo più ad aspettare, quindi mi sono precipitata innanzitutto da J-Pop, dove ho acquistato queste due meraviglie. Allora, la prima, che ho già anche letto, il numero 3 di The Promised Neverland, ve ne ho parlato in un video abbastanza recente, quindi ve lo lascerò linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque, questo shonen, come vi dicevo, è della J-Pop, ha un prezzo di copertina di 5,90€. Al momento sono usciti appunto 3 numeri ed è una storia che parla di un orfanotrofio molto particolare in cui tutto sembra andare troppo bene, infatti i ragazzi si scontreranno con una realtà orrenda. Questo terzo volume mi è piaciuto tanto, cominciamo pian piano a scoprire qualcosa di più della storia, della verità dietro questo orfanotrofio e chi lo gestisce, ma soprattutto termina in una maniera che ti fa dire: oh mio Dio, perché non ho il quarto qua? Io sono rimasta veramente sconvolta. Se qualcuno di voi l'ha già letto, magari me lo faccia sapere qua sotto nei commenti come ha fatto a... come sta facendo a superare questo momento, ecco. L'altro fumetto invece me lo sto tenendo ancora buono per un po', perché non so quando uscirà un seguito e so che so già la storia perché ho visto l'anime, però comunque il fumetto in questione è Made in Abyss, il numero 2, manga di Akito Tsukushi, non so dove tenerlo per evitare la luce, e ha un prezzo di copertina di 7,90€. Come vedete è un'edizione bella grande rispetto a questa ad esempio. Comunque, dimensioni a parte, sapete che ho adorato l'anime di Made in Abyss, ve l'ho citato in numerosi video, quindi li troverete poi elencati qua sotto in descrizione. Ho fatto anche la recensione del primo volume manga, sottolineando un po' le differenze, almeno iniziali, fra l'opera originale e quella animata. E niente, sono veramente molto molto curiosa, questa copertina in particolare mi piace davvero tanto, mi piacciono i colori e ho dato una breve sbirciata. E ho visto che c'è un miglioramento, secondo me, nei disegni, soprattutto dalla metà in poi. Un libro che volevo assolutamente recuperare quest'anno al salone è il libro della vagina di Nina Brockman e Ellen Stockendahl, spero di aver pronunciato bene. Comunque, come in tutti i video, troverete tutti i libri, i fumetti citati, ben scritti, qua sotto in descrizione con relativi link ad Amazon e anche a DBS. Questo libro è edito da Sonzogno, ha un prezzo di copertina di 17,50€, come dice il titolo. È un libro sulla vagina in generale, sulla sessualità, viene un po' definita una guida al sesso femminile. È una lettura che si pone come obiettivo quella di approfondire il mondo femminile, la sessualità, in maniera abbastanza anche scherzosa, abbattendo numerosi pregiudizi al riguardo. Appena ho scoperto l'esistenza di questo libro ho detto: deve essere assolutamente mio, perché sapete, sono una persona molto curiosa e mi piacciono tutti quei libri che affrontano tematiche considerate un po' un tabù. Cioè, tutte le volte che dico a qualcuno: ah, ho preso il libro della vagina, si imbarazzano, mi guardano storto, ma secondo me non c'è nulla di male in questo. E non sto parlando soltanto di ragazzi, perché fino a un certo punto lo posso capire, il ragazzo che si imbarazza a parlare di vagine, ma una donna dovrebbe essere abbastanza tranquilla, o no? E invece ho visto che soprattutto le ragazze sono molto imbarazzate, almeno quelle con cui ho parlato, e è un peccato. E quindi niente, mi sembrava una lettura molto interessante, spero di poterlo leggere presto perché, come vi dicevo, mi incuriosisce, e se mi piacerà abbastanza credo proprio che lo farò passare fra le mie amiche, parenti e così via. Dovete sapere che in genere alle fiere del libro non visito quasi mai lo stand libraccio, questo perché, uno, vabbè, c'è tantissima gente, c'è tantissima confusione, io mi perdo, non riesco a focalizzarmi su quello che cerco e finisce sempre per essere una gran perdita di tempo. Quest'anno però ho girato il salone insieme ad Arianna, del filo di Arianna, e lei giustamente voleva andare allo stand libraccio per cercare dei libri, quindi sono andata anche io e proprio per caso
sono riuscita a trovare ad un prezzo anche molto vantaggioso secondo me, e il libro in questione è questo bel mattoncino di Robert Graves, The Greek Myths, i miti greci. È stato tradotto in italiano, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, comunque parla della mitologia greca. Questo libro è edito dalla Penguin, ha un prezzo di copertina di $29, io l'ho pagato 6,90€. È praticamente nuovo, ha giusto un difettuccio piccolo piccolo qua, ma cioè, tenendolo compressato in libreria sparirà, quindi mi è sembrata un'occasione più che buona. Allora, io sono una grande amante della mitologia greca, infatti puntavo questo libro in italiano già da un po' di tempo, solo che costa almeno 25€, quindi non è una spesa da fare a cuor leggero, anche perché questo libro è proprio un manuale abbastanza tecnico, quindi non è una cosa di intrattenimento, è un po' più seria tra virgolette, però mi è sempre rimasto qui, l'ho sempre desiderato perché sono curiosa, lo ripeto continuamente, però effettivamente così a me piace scoprire cose nuove. Era un libro che desideravo da tempo, l'ho visto lì, il prezzo mi è sembrato più che buono e quindi l'ho arraffato. Non so bene adesso quanto sarà difficile l'inglese, come vi dicevo, una sorta di manuale abbastanza tecnico ed approfondito, però pian piano secondo me ce la posso fare, anche perché ho intenzione di non leggerlo tutto in una volta, ma di utilizzarlo più che altro come libro da consultare ogni tanto, magari se ho delle piccole curiosità. Adesso non ho fatto caso se è diviso per capitoli, se sono segnate ad esempio le varie figure. Sì, c'è praticamente un ampio indice con tutte le tematiche affrontate, quindi potrei anche semplicemente leggere un capitolo ogni tanto se trovo qualche cosa di mio interesse che in quel momento magari mi incuriosisce particolarmente, posso tirarlo fuori e andare a approfondire. Sono passata poi allo stand Bao, dove ho fatto follie. No, in realtà sono stati molto gentili perché mi hanno omaggiato di 3 fumetti. 2 di questi fumetti li avrei acquistati senza problema io, perché erano sulla mia lista delle cose da comprare assolutamente. Gli altri 2 non li conoscevo, quindi sono stata molto contenta di poter approfondire qualcosa di nuovo. Il primo fumetto che volevo assolutamente comprare è una sorella di Bastien Vivet, è l'ultima opera di quest'autore francese uscita qua in Italia. Di suo Bao ha pubblicato anche Polina, che ho letto l'estate scorsa se non sbaglio, è un fumetto che non mi aveva convinto al 100%, però di questo fumetto ho sentito parlare solo che bene. Quindi la cosa da una parte mi terrorizza perché ho paura che a me non piaccia, dall'altra parte invece vado abbastanza sicura perché è un'opera di cui parlano veramente tutti molto bene. Questa graphic novel ha un prezzo di copertina di €19, non vedo l'ora di leggerla. L'altro fumetto che volevo recuperare assolutamente, non sarà una sorpresa per nessuno, è Macerie prime 6 mesi dopo di Zero Calcare, è uscito recentemente per Bao se non sbaglio inizio maggio, ha un prezzo di copertina di €17. Che meraviglia è la copertina, parliamone, cioè i colori sono meravigliosi. Purtroppo non ho qua da mostrarvi Macerie prime, il primo volume per l'appunto, perché l'ho lasciato a casa giù, però spero di portarlo su presto perché mi piacerebbe rileggerlo e poi passare a 6 mesi dopo. I 2 fumetti invece che non conoscevo sono i seguenti: Stelio Sparo di Nova, in uscita il 24 di maggio per Bao, ha un prezzo di copertina di €17, un fumetto che ho già letto e già recensito anche sul blog, quindi vi lascerò la recensione qua nelle schede qua sotto in descrizione. È un fumetto che parla di 2 amiche in viaggio in un'isola sperduta alla ricerca di se stesse. Un fumetto che ho trovato particolarmente cupo, mi è piaciuto molto l'uso del nero, e una cosa che mi è piaciuta ancora di più è la presenza di tavole in cui ci si sofferma tanto a riflettere. Questa è una, vabbè, delle mie preferite, ce n'è un'altra, adesso la voglio trovare, in cui praticamente c'è solo parola scritta. Mi è piaciuto veramente tanto questo elemento, l'ho trovato un fumetto intenso e abbastanza introspettivo, nonostante i disegni non mi abbiano convinta al 100%, in generale non è proprio il mio stile, lo stile che preferisco, ecco. Però nel complesso, per essere poi un esordio,
non mi è sembrato niente male. L'altro fumetto che invece devo ancora leggere è Il Re Bianco di Davide Toffolo, autore di cui non ho letto niente, perdonatemi, però di cui ho sentito parlare molto, ad esempio per 5 Allegri Ragazzi Morti. Questa è una nuova edizione del Re Bianco, una storia che era già stata pubblicata dall'autore, e parla in sostanza dell'incontro fra l'autore e il gorilla bianco, adesso non ricordo il nome, Copito de Nieve. È praticamente il gorilla bianco più famoso del mondo che ha vissuto nello zoo di Barcellona. Come vedete qua in copertina è proprio vestito da star, da Elvis. E niente, sono molto curiosa innanzitutto per scoprire l'autore, famosissimo però di cui ancora non ho letto nulla. E inoltre sono rimasta incuriosita anche dalla storia. Sempre a proposito di fumetti, ho recuperato il secondo volume di Quaderni giapponesi di Igort, edito da Edizioni Oblomov, al prezzo di 20 euro. Sapete che ho adorato alla follia Quaderni giapponesi, il primo volume, ho fatto anche una recensione qua sul canale perché in tantissimi me l'avevate richiesta. È un fumetto che mescola diario di viaggio, documentario, saggio, si parla tanto dell'esperienza personale dell'autore in Giappone, parlando non soltanto della sua esperienza lavorativa ma anche del Giappone, della sua cultura, di come si vive, il cibo e così via, cosa che mi aspetto anche in questo secondo volume, in cui ci si dovrebbe soffermare un po' di più sul Giappone e non tanto sul lavoro. Siccome ho apprezzato molto il modo in cui l'autore ha scelto di narrarci questa sua esperienza in Giappone, non potevo che recuperarmi anche il secondo volume. Ho partecipato poi all'evento con Igor e Giorgio Amitrano, bellissimo, cioè proprio per chi ama il Giappone, per chi poi ancora non ha avuto occasione di andare in Giappone ma vorrebbe tanto, sapete, è il sogno della mia vita. Ascoltare due persone con così tanta esperienza, che hanno vissuto in Giappone, che amano profondamente il Giappone, raccontare episodi, è stato bellissimo, io avevo gli occhi a cuoricino. Ho poi due regali da mostrarvi perché nel weekend del salone era anche il mio compleanno, quindi il primo regalo che ho ricevuto è da parte di Arianna, il filo di Arianna per l'appunto, che mi ha regalato questo romanzo, Il Crab del Libro della Torta di Bucce di Patata di Gwensi. Forse ho dimenticato una R da qualche parte, comunque questo qua, un romanzo di Marianne Schaffer e Annie Burroughs di Astoria, edito da Astoria, il prezzo ovviamente non ve lo dico perché è stato un regalo. Comunque questo è un romanzo che ha letto anche Arianna, che mi ha fatto scoprire lei perché mi aveva raccontato appunto della sua lettura, mi aveva anche linkato il trailer al film che sta per uscire tratto da questo romanzo, insomma mi aveva incuriosita tanto, e siccome a lei questo romanzo è piaciuto molto ha deciso di regalarmelo, e trovo che sia un gesto veramente molto molto bello, anche perché in questo romanzo si parla tanto dell'amore per i libri, dell'editoria. I personaggi infatti si conoscono mediante uno scambio di lettere, la protagonista in particolare viene poi a conoscenza di questo club molto particolare del libro e della torta di bucce di patata. È un romanzo ambientato, se non sbaglio, dopo la guerra, quindi si parla anche di conflitto, amicizia, amore, insomma è un bel mix, e la cosa che mi incuriosisce di più è appunto la passione che hanno tutti questi personaggi principali per la lettura. L'altro regalo mi è stato fatto invece da Edizioni Anfora con Anna Edesh di Dezső Kosztolány, un autore ungherese che non conoscevo ma mi è stato caldamente consigliato questo titolo proprio come must da leggere assolutamente. L'hanno consigliato anche a Mr. Cibi, infatti lo sta già leggendo lui. Questo romanzo è di un autore ungherese molto apprezzato dei primi anni 900, in Italia se non sbaglio è già stato pubblicato qualcosa di suo. Questo romanzo è ambientato nel primo dopoguerra ungherese, se non sbaglio è stato pubblicato nel 1926. Protagonista di questa storia è una famiglia ungherese che vive in un quartiere di Budapest, in cui arriva una nuova cameriera, Anna per l'appunto. Tutto procede in maniera abbastanza tranquilla finché non iniziano a cambiare diverse cose per Anna. Allora, come vi dicevo, un romanzo che mi è stato fortemente consigliato di un autore ungherese che ancora non conosco, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro Mr. Cibi, che lo sta leggendo, lo sta amando, gli sta piacendo veramente tanto, non ha di solito mai tempo per leggere, invece è già praticamente a metà con questo. Ovviamente poi aspettatevi una mia recensione al riguardo, ma ve ne parlerò comunque anche durante la lettura sui vari social perché sono veramente molto molto curiosa. L'ultima cosa che voglio mostrarvi, anche se non è un libro, un fumetto, è semplicemente una piccola anteprima,
è Il sognatore di Lainey Taylor. Allora, questo è tipo un capitolo, parte di un capitolo, ancora non ho capito bene. Comunque si trattano di alcune pagine di questo romanzo che uscirà per Fazzi Editore nella collana Leia di Lainey Taylor, appunto, autrice fantasy, già conosciuta qua in Italia per La Chimera di Praga. Questo è il suo nuovo romanzo che uscirà in Italia il 5 di luglio. Io non vedo assolutamente l'ora perché ne ho sentito parlare benissimo dalla community estera e anche da qualche book blogger italiana che l'ha letto in lingua, quindi non vedo assolutamente l'ora che venga pubblicato e non vedo l'ora di recuperarlo. E niente, questi erano quindi tutti i miei acquisti fatti al Salone del Libro quest'anno. Spero che ci sia stato qualche titolo interessante, di avervi incuriosita un po' riguardo alle ultime uscite. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete stati al Salone del Libro, che cosa avete acquistato, che cosa avete scoperto di nuovo, perché il salone comunque è molto bello anche per scoprire nuove realtà. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!